a volte, e ci sono in questo momento tanti luoghi nel mondo dove la libertà è limitata. Per cui continuiamo a stare su questa parola libertà. Ma adesso mentre Andrea parlava, non lo so perché, il mio pensiero è andato a... Voi sapete che nell'agosto del 2014 l'ISIS ha raggiunto la montagna del Sinjar, la montagna sacra agli Yazidi, a questa popolazione antichissima, che insomma, tra i luoghi diciamo così, d'origine di questa comunità c'è la montagna del Sinjar, che in realtà si trova, come dire, al confine tra l'Iraq e la Siria. Cosa è successo? Che durante quel giorno praticamente l'ISIS è arrivato e la città Sinjar, che sta ai piedi di questa montagna, ha visto proprio un generale fuggi da parte della popolazione che si è rifugiata in cima alla montagna per scappare, no, alle violenze. La zona è sotto l'amministrazione del governo curdo, quindi per la maggior parte hanno a che fare i peshmerga curdi dell'attuale governo, che è quello di Barzani. Bene, quegli stessi peshmerga quel giorno sono scappati e la popolazione è rimasta completamente da sola in balia del nemico. Ad aiutare la popolazione sono arrivati quelli del PKK, quelli per intenderci di Ocalan. Hanno messo in salvezza per quanto hanno potuto la popolazione e poi hanno cercato di costruire tutto un sistema di assistenza, e non solo, ma anche un sistema quasi educativo, nel senso che comunque sono state create delle piccole scuole e dato insomma un minimo di dignità alla vita di queste persone che vivono, credetemi, in cima ad una montagna dove fa un freddo incredibile e dove non c'è nulla, cioè non ci sono neppure arbusti, tanto fa freddo. Io sono stata su sulla montagna e quando si parla di essere perseguitati, quando si parla di terrorismo, quando si parla di libertà, ecco, il Sinjar secondo me è un esempio pazzesco da questo punto di vista, perché questa comunità è una comunità perseguitata, è una comunità che a causa delle violenze che ha vissuto non può ancora oggi considerarsi libera, ma non può considerarsi libera per tutto, per quello che è il sistema della guerra. Perché poi sulla montagna del Sinjar non è rimasto solo il PKK, ovviamente i peshmerga di Barzani sono stati rimandati sulla montagna e diciamo così hanno cercato di fare più proseliti possibili all'interno della popolazione, per cui hanno comprato la popolazione offrendo loro dei lavori, quindi cosa che il PKK non ha fatto. Quindi mi ricordo che ho conosciuto questo ragazzo che si è subito arruolato con il PKK quando il PKK è andato a liberarli, ma poi visto che non c'era, no, non c'era contributo economico, cioè, si è arruolato con quelli che l'hanno abbandonato. E per me questa è in sintesi l'immagine della guerra, perché nella guerra non ci sono buoni o cattivi, ma la guerra è fatta di mille sfumature, per cui fai a giudicare quell'uomo che deve comunque mantenere tre figli, un'intera famiglia, la madre, la sorella che sono state seviziate dall'ISIS, a dirgli no, ma sei un voltafaccia, sei un voltabandiera, ma come ti viene in mente? Ma non hai un'ideologia, non hai un credo tu? No, non puoi dirglielo, perché sono quelle stesse persone che sono perseguitate, sono vittime delle violenze, del terrorismo e purtroppo non sono libere, quindi il concetto di libertà è un concetto veramente, non lo so, lo lascerei quasi per un attimo alla filosofia, perché quando
quando vai su questi territori in guerra, cioè, tutto diventa molto relativo, anche il concetto di libertà. Grazie davvero, perché secondo me hai aperto un fronte che è molto importante in questa conversazione, che è quello del relativismo, che è quello dello stare dentro la vita e non giudicare da fuori. E su questo vorrei portare un'altra parola, che è terrorismo. Noi lo usiamo ormai per tutto fuori luogo, ma per chi l'ha vissuto, per chi c'è stata dentro, che cos'è il terrorismo? Sì, siamo tutti, siamo esperti di terrorismo, è diventata, sì, cioè, ecco, questo essere esperti di terrorismo anche fa molto arrabbiare, perché non si diventa da un giorno all'altro esperto, perché sono tematiche veramente complesse e complicate. E come dice, allora, tu dici una parola e a uno viene in mente una cosa. A me è venuto in mente mio collega, un giornalista molto in gamba, Mediateri, che diceva, lui è quello che ha fatto un documentario di Islamic State, è l'unico giornalista che è stato dentro la capitale Iraq, e parlando con lui, no? Parlando dei servizi, così che si fanno. Cioè lui chiede, allora, non so, io cado la parola, non utilizzare la parola terrorismo e così via. Ho detto scusa, perché no, cioè, alcuni personaggi sono veramente terroristi così. Dice, io per poter come giornalista lavorare e poter fare altri servizi, non voglio rimanere neutrale. Era una bella riflessione sul giornalismo e come si può lavorare o non lavorare. Questa è una parte, no? Cioè, perché anche qui ci sono mille sfumature. Poi a volte entrano nell'elenco dei gruppi terroristici, no? E stanno per un anno, due anni, tre anni alcuni gruppi, no? Sì, ho risposto.
parola che con cui vorrei chiudere questo gioco con te è paura. Importantissima, lo ripeto sempre, lo dico sempre, è l'amica più fedele, almeno per me. Cioè, quando non avrò più paura, spero di non andare più a fare questo lavoro, perché è quella veramente che mi salva, che mi aiuta, io sono sempre terrorizzata, sono sempre stranerosa prima di partire, è veramente è importante, io mi rendo conto che la paura è importante, una importante compagna, perché se no sarei una folla, perché sono posti dove andiamo, sono posti pericolosi, sono posti difficili e normali, cioè, e non sai mai come andranno, perché allora la cosa importante, cioè, è importante fare delle foto, ma non è questo, noi soprattutto ci informiamo, studiamo e prepariamo bene per un viaggio, poi quando arrivi là, io mi sono accorta che ti sembra poi di non sapere proprio niente, poi a volte, cioè, è vero, ti fai proprio guidare e raccontare eccetera, ma quello che hai studiato, quella è dove ti sei, su cosa ti sei informato, spesso ti aiuta a uscire, a affrontare certe situazioni, è molto importante, cioè devi anche conoscere, seguire la geopolitica, essere informati sulla politica geopolitica attuale, passata e così via, perché cioè, è molto importante, io ho visto, cioè, nelle diverse occasioni era importante, cioè devi studiare tanto, ecco. E poi vabbè, le foto. E noi allora, oltre al fotoreporter, cioè, noi siamo giornaliste, perché adesso a noi sono richiesti anche pezzi da scrivere e così via. Io odio scrivere, ma alla fine, cioè, lo dico, no? Ma è questo, è richiesto nel nostro mestiere. La cosa importante è anche le persone con cui affrontiamo questi territori, nel senso che non solo quando vai in guerra, forse in maniera particolare perché è richiesto un livello di sicurezza ulteriore, quindi a tutte le norme di sicurezza e di prevenzione che dobbiamo seguire, fondamentali sono i nostri fixer, che sono degli agevolatori o comunque persone che ci aiutano quando siamo sul campo, non solo a trovare delle storie, ma siccome sono persone dei luoghi, annusano l'aria che noi non potremmo mai fare, quindi sanno subito consigliarci per il meglio ed è per questo che sono veramente, veramente delle persone preziosissime. Quindi noi magari vi portiamo al pubblico il nostro lavoro, ma non è che il lavoro è tutto nostro, anzi, forse noi siamo una piccola componente di lavoro. Il lavoro più importante viene fatto dai luoghi, dalle persone che troviamo su quei luoghi e che ci permettono di raccontare loro al pubblico. Questa è la cosa più importante. Quelli che fanno il mio mestiere fanno in questo periodo, da 2 anni, questa parte degli straordinari corsi di aggiornamento in cui andiamo tecnici vari che ci spiegano come andrebbe fatto il mestiere, dimenticandoci però che in realtà oggi il mestiere del giornalista lo fanno, tranne alcuni casi straordinari, io penso ai grandi inviati che ha la stampa, forse Enrico Quirico, tranne quei casi il mestiere del giornalista, cioè quello di prestare i propri occhi, le proprie orecchie, le proprie narici al lettore, lo fanno loro. Cioè voi in questa serata avete sentito un esempio di come il mestiere di giornalista andrebbe fatto. Come Luca Ferrua, che fa il responsabile della campagna di Torino della Stampa, non fa, perché sto tutto il giorno a una scrivania ad ascoltare storie che non vengono riportate. Poi magari ne esco, magari cerco di raccontare qualcosa ai lettori, ma è sempre un sentito di dire. Loro sono testimoni dirette, loro sono quelle che vi possono raccontare che odore c'era e che temperatura c'era e che clima c'era in un luogo, che
felicità. Felicità. Ma io sono sempre felice. Cioè, se, ma non lo so, io sono felice quando sono a casa, sono felice qui adesso, sono felice quando parto, sono felice a pensare al prossimo viaggio. Oggi sono strafelice a rivedere Linda dopo un anno che voi non sapete, c'è un proprio forte legame, così, non lo so. Su questo però siamo curiosi, raccontaci dove vi siete viste con Linda un anno fa. A Torino. Sì, a Torino, un ristorantino che lei piace tanto, mi ha chiamato, ma ci vediamo, ci conosciamo, così. Poi con altre colleghe ci siamo visti, qualche fronte, così, ma abbiamo una rete tra di noi anche che ci aiutiamo praticamente quando abbiamo qualche fixer per queste persone che ci portano in questi luoghi diversi, perché voi allora immaginatevi adesso i fixer che servono. Torino bombardata, allora piena di cecchini, allora ci serve un fixer, allora lei sa, Rita sa che lui è un bravo fixer e sa dove sono i cecchini posti di blocco e quali sono. Mi dice guarda che lui è bravo e non è quello che ti vende al primo che passa, e allora noi ci scambiamo queste informazioni qui, cioè io devo andare in Iraq, allora so che se scegli in Iraq io dico ma quella fixer è bravo e così via, cioè queste sono, cioè questa è la nostra rete, così ci conosciamo un po' tutte, così ci siamo conosciute, poi ci siamo incontrate su diversi fronti e così. Niente, condividi momenti felici anche su diversi fronti con le persone conosciute e sconosciute, cioè quando sei là, perché sono momenti molto intensi, molto importanti, sono momenti dove si vive, dove si muove, cioè sono momenti talmente di una forza e dove si crea un legame che rimane per sempre. E poi certo che piangi perché alla fine ti trovi sul tuo cellulare molte persone che sono state uccise, morte e non di morte naturale, ecco, e a volte ti arriva il messaggio hanno ucciso, rapito, il tuo fixer e così via, non lo so, vedi, mescolo la felicità e tristezza, mescolo felicità e tristezza che si mescolano un po' come nella vita. Come nella vita, cioè. Forse più impegnativa come domanda, ma soddisfazione, quando sei soddisfatto? Allora, questa è una domanda, era meglio la felicità, sai perché ti avrei risposto, sono felice perché faccio il mestiere più bello del mondo. Aprire il capitolo soddisfazione, e secondo me l'hai fatto apposta, è aprire, cioè scoperchiare il vaso di Pandora, nel senso che comunque molto spesso sono frustrata perché purtroppo il mercato del fotogiornalismo, il mercato dei media è un mercato, ora sto parlando in generale, quello italiano è ben peggio rispetto a tanti altri paesi, quindi io mi sento la responsabilità e in un certo senso anche il grande privilegio di essere in certi luoghi e raccogliere certe storie, e poi mi trovo dall'altra parte persone come lui che stanno dietro una scrivania, che sono repressi forse più di me perché non fanno quello che è in realtà il sogno, no? In un certo senso di una vita, e che magari non rispondono alle mail delle mie proposte, per cui io torno dai miei viaggi. La prima cosa che faccio è quella di mettermi al computer, scaricare tutte le foto, fare l'editing delle foto, fare la post-produzione, scrivere una proposta, mandarla, e questi non mi rispondono dopo che io sono stata delle settimane dormendo quando andava bene pochissime ore a notte, mettendo i miei soldi per fare questi lavori e facendo grandi sacrifici, perché comunque questo lavoro è anche sacrificio, è di una bellezza incredibile, ma c'è anche tanto sacrificio dietro, e quindi ti confronti con un mercato che invece non interessa l'approfondimento,
sfigato di freelance che boh, manda sta mail, ma chi se ne frega, no? È meglio scrivere, che ne so, delle lunghe gambe delle tette della nuova first lady americana, o invece di parlare di esteri, cosa che in questo paese non si fa. Io molto spesso mi chiedo come facciano gli italiani a informarsi su quello che succede fuori dall'Italia, perché cioè, a parte pochissimi esempi di magazine che in realtà non sono giornali, come può essere l'Internazionale, dove leggi più o meno quello che succede in giro per il mondo, io non so dove la gente si informi, quali canali utilizzi per informarsi, quindi molto spesso sì, mi sento frustrata perché metto tutto il mio amore, tutta la mia passione per fare questo lavoro e dall'altra parte non ho un canale di distribuzione che sia veramente attento a quello che succede nel mondo. Hai ragione. Dalla superficialità in cui troppo spesso oggi vengono fatti